Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Questo sarà il primo di una serie di video che ho deciso di fare per creare un album. Vi spiego un attimino quello che ho in mente. Allora, visto che io avevo fatto un album che si chiama L'album dei ricordi che trovate sul mio canale, di cui non avevo fatto il tutorial, avevo fatto solo vedere l'album. E tantissime persone mi hanno chiesto perché non fai il tutorial di quell'album o comunque di qualcosa del genere per darci ispirazione. Allora, qual è il problema? Il problema è che se vogliamo fare un album un attimino più corposo, e questo vuol dire con le pagine una diversa dall'altra e magari un attimino più elaborate, capite che mi diventa veramente difficile fare un tutorial perché io ho bisogno di ore per realizzare appunto l'album, tutte le pagine, eccetera, e voi di altrettanto per guardare il tutorial, quindi mi sembra una cosa veramente ingestibile e noiosa. Per cui cosa ho deciso di fare? Ho deciso di fare, adesso non so con quale cadenza, comunque o magari di una volta o due volte al mese, dipende un attimino. Una pagina dell'album, quindi una pagina alla volta. Voglio costruire un album un pochino più corposo, quindi con delle pagine molto più belle. E nel momento in cui appunto finiamo queste pagine, che non ho ancora deciso quante saranno, ma questo lo vedremo poi proseguendo con questi video, farò la struttura per contenerle, quindi con la rilegatura. E alla fine ci sarà un album vero e proprio molto molto più elaborato di quelli che trovate come tutorial nel mio canale, perché veramente sarebbe ingestibile fare un tutorial unico. Questo co cosa vuol dire? Che la struttura di base della pagina sarà sempre la stessa, invece la decorazione della pagina cambierà video per video. E poi uniremo il tutto e vediamo un po' che tipo di album verrà fuori, ma sono sicura che verrà un qualcosa di molto carino. Quindi non perdo più tempo, ho voluto fare un attimino la spiegazione di quello che sarà, e andiamo a fare la prima pagina dell'album. Allora, innanzitutto parliamo della struttura, la struttura che sarà sempre la stessa. Quindi sarà una struttura formata da due cartoncini. Le dimensioni dei cartoncini sono 19x19 di un cartoncino e 19x21 dell'altro cartoncino. 19x21 perché? Perché io ho fatto un piego da un centimetro per parte sul cartoncino sul lato più lungo, quindi da quello da 21. Questo perché? Semplicemente perché voglio creare una struttura che sarà identica per tutte le pagine di questo tipo. Adesso poi l'andremo ad incollare. In realtà farò praticamente una grande tasca che avrà le dimensioni definitive di 19x19. Questa tasca ve la faccio già vedere come poi verrà. Praticamente mi permetterà di inserire da questo lato. Mi servirà per bloccare la mia pagina alla mia struttura. Invece, dall'altro lato inseriremo una tag per poter mettere altre eventuali fotografie. Quindi la struttura sarà la stessa per tutte le pagine. Ora vediamo cosa ci serve per decorare questa nello specifico. Allora, praticamente abbiamo 8 pezzi tutti uguali. Li ho fatti identici così sono più facili da gestire, delle dimensioni di 7 centimetri per 8 centimetri, dove praticamente sulla parte lunga da 8 centimetri, anche in questo caso ho fatto un piego da un centimetro. Quindi sono 8 pezzi tutti uguali, mentre ho fatto un pezzo che adesso vi do le dimensioni, ma è un 10x10, diciamo, ma questo pezzo poi vedrete mentre realizzo l'album, diciamo che ha una dimensione libera perché dipende un po' voi come volete realizzare il particolare che mi servirà per creare
per decorare questo cartoncino. Quindi queste dimensioni 10x10 sono un attimino, sono variabili. Però io, in questo, nel mio caso specifico, visto la carta che ho deciso di utilizzare per decorarlo, l'ho dovuto fare 10x10. Quindi queste sono le dimensioni e diciamo i cartoncini di base che servono per fare la pagina. Adesso vediamo come costruirla. Come prima cosa andiamo a creare la nostra tasca. Io ho già munito di biadesivo le due parti i due pieghi che ho fatto da 1 cm e quindi non dobbiamo fare nient'altro che andare ad incollare i due pezzi. Quindi facciamo in questo modo. Allora, intanto io sto utilizzando il solito cartoncino che mi avete visto utilizzare tantissime volte, che è un cartoncino che trovate nel link dei prodotti che utilizzo, ed è un cartoncino che a me piace tantissimo perché non so se riesco a farvelo vedere, ma da una parte è goffrato e dall'altra parte è liscio. Quindi in questo caso io utilizzerò la parte goffrata sull'esterno perché sarà quella visibile della tasca. In questo modo, anche se voi non lo coprite completamente, rimane molto bello da vedere. Quindi cosa vado a fare? Vado ad attaccare il mio cartoncino in questo modo qui. Fate attenzione a fare questa operazione perché insomma deve venire. Vedete, la chiusura deve venire bella dritta e così non abbiamo fatto nient'altro che creare questa tasca che, vi ripeto, da un lato andremo ad incollare alla rilegatura dell'album e dall'altro lato ci servirà per inserire una tag per le foto. Quindi vediamo come decorare la nostra pagina. Chiaramente il senso della pagina è fondamentale, allora vi faccio vedere. Non la decoro in questo modo perché, come vi ho detto, questa è la parte che andremo ad incollare sulla rilegatura. La pagina si girerà così. Quindi mi raccomando, quando la decorate, a tenere i due lati aperti nella parte esterna, qui sui laterali, e andremo a decorarla in questo verso qui. Questo è il verso in cui guarderemo la pagina. Questo è molto molto importante. Allora, io ho già munito di biadesivo anche i miei pezzettini da 7x8. Quindi, cosa vado a fare? Vado qua, per esempio, non l'ho messo, ne ho saltato uno, lo metto subito. Sì, lo metto subito se trovo il biadesivo, che boh, 2 minuti e l'ho già perso. Ci posso credere, veramente. Allora, aspettate un attimo, ecco, l'ho trovato. Incredibile. Allora, aspettate che cerco il faccio questo lavoro, questi lavori li faccio sempre prima per evitare così di perdere tempo. Però vabbè, ne ho dimenticato uno, quindi devo assolutamente anche questo biadesivo che è bello tenace, ma è facile da utilizzare, lo trovate nell'elenco dei miei prodotti. Allora, quindi come prima cosa vado a fare? Voglio andare ad incollare queste in questo modo qui, queste 4 delle 8 degli 8 quadratini in questo modo. Così nei 4 angoli della mia pagina. Ok? Quindi semplicemente vado a facendo attenzione, appunto. È una cosa semplice, bisogna solo fare attenzione quando si vanno ad incollare i pezzettini a metterli dritti, soprattutto se usate, come dico sempre, il biadesivo, perché se voi usate il biadesivo e poi non potete più spostarli, rischiate di fare danno. Quindi facciamo attenzione e mettiamoli bene sul bordo, in questo modo qui. E li attacchiamo tutti e quattro. Ok. Li sto tenendo vicino al bordo, quasi in linea praticamente con
con la fine così della mia pagina. Spero che quest'idea che ho avuto dell'album vi piaccia, perché in questo modo veramente vedrete che riusciremo a fare un lavoro molto bello. Cosa che appunto, ripeto, non si potrebbe fare in un video solo, visto che questa è una richiesta che mi viene fatta tantissime volte, e ho pensato di gestirla in questo modo. Ditemi voi se cosa ne pensate nei commenti. Ok, quindi prima operazione è semplicemente questa, cioè andare a di incollare le quattro lette sui miei bordi. Mi raccomando, attenzione a tenere i due lati aperti qua in questa posizione. Ora apriamo la nostra pagina, i nostri quattro quadratini. Io, per guadagnare tempo, come al solito, ho già ritagliato la carta da inserire all'interno. Allora, l'ho già passata con il distress, però vedo che qui c'è un punto che, ok, era passato poco. Ho usato il mio ultimo kit che ho messo in Creations Candida, il mio ultimo kit digitale Peonia per fare questa pagina. Così vi faccio anche vedere, vi do anche un'idea di come utilizzare il kit. Quindi ho deciso di usare questa pagina con le farfalle da incollare in questo modo. Allora, cosa devo fare però? Fondamentale, prima di incollare la pagina devo andare ad inserire al centro dei 19x19 una calamita. Quindi facciamo così, intanto ci segniamo il centro, per cui semplicemente mettiamo il nostro righello in questo modo qui, da spigolo a spigolo. Facciamo così un segno al centro per sapere dove andare a posizionare la calamita. Così, ok? Ci siamo segnati il centro. Ora prendiamo una calamita, anche queste trovate sempre tutto, se non le avete, nella descrizione dei prodotti, e andiamo a piazzarla così al centro. Ora io faccio in questo modo: metto un po' di colla giusto perché non si sposti, mettiamo un po' di colla qui e la vado ad appoggiare al centro in questo modo. Ok, va bene. E adesso vado a mettere sopra un bel pezzo di biadesivo, così non si sposta più. Per cui taglio un pezzo di biadesivo, se trovo la forbice. Non la trovo. Aiuto. Eccola qui. Allora, tagliamo un pezzo di biadesivo. Ne metto un pezzo un po' più grande perché questo mi permetterà anche di tenere ferma la pagina sopra, quindi non, se è grande va bene lo stesso, anzi meglio. Ok, quindi mettiamo il biadesivo. Stacchiamo qua la pellicola sopra, vedete che la calamita è rimasta al centro, e adesso vado ad attaccare la mia pagina. Io ho già messo il biadesivo dietro, non l'ho messo al centro perché tanto quello del centro l'ho già messo sulla pagina sottostante. E adesso, con calma, con pazienza, prendiamo la nostra forbice per andare a staccare il biadesivo, perché non riesco a staccarlo. Eccolo qua. Andiamo ad incollare. Allora, non ho ancora deciso che nome dare all'album. Adesso poi ci dovrò pensare prima di far uscire il video. Ci penserò. Allora, andiamo così ad incollare bene. Mi raccomando, sempre centratelo subito, perché
Se avete messo il biadesivo poi vi diventa difficile spostarlo, però io preferisco usare il biadesivo perché così la carta si imbarca meno e mi piace di più. Ok, e abbiamo inserito la nostra decorazione. Adesso cosa dobbiamo fare? Gli altri quattro cartoncini che ho tagliato, che sono uguali ai primi, li voglio andare ad incollare in questo modo. Vado a creare un'ulteriore finestra con quattro. Cartoncini. Adesso ve lo faccio, ve lo presento così. Ok, l'idea è questa. Vedete? Così, in questo modo, in modo che poi abbiamo otto aperture. Per fare questo vado a segnare con la matita il centro del mio foglio, in modo da avere il riferimento di dove andare ad incollare i miei pezzettini. Allora, togliamo i quadratini e con il righello vado a segnare il centro. Quindi facciamo, in questo caso farò delle linee perché ho bisogno di avere un riferimento diverso, adesso vedrete perché. Per cui a 9 e mezzo vado a segnare qui. Sì, se metto la mina della matita è anche meglio. Faccio due segni perché devo andare a tirare poi una linea, così mi viene dritta. Quindi facciamo due segni qua. Ok, adesso si vedono poco, ma ho praticamente segnato il centro. Poi con la gomma andrò a cancellare il tutto. Ho segnato le linee perché in questo modo io, dal momento che la colla, cioè il biadesivo ce l'ho da questo lato, dovrò andare a centrare così, vedete, il mio, ho il riferimento di come metterlo dritto. Quindi cominciamo ad incollare i pezzettini. Mi raccomando, centrate bene con la matita il centro qui delle linee le linee centrali sulla pagina, perché altrimenti quando andrete poi ad incollare vi vengono incollate storte. Quindi questa è un'operazione da fare con calma e precisa. Ora, seconda montata e andiamo a mettere le altre due. Capite che se volessimo fare un album tipo anche solo di quattro pagine, tutte diverse, un po' particolari, immaginate un po' quanto tempo ci vuole per realizzare tutti i video. Ok, adesso abbiamo incollato, guardate, quindi l'idea è questa qui. Adesso non si vede ancora bene perché mancano le carte, le decorazioni delle carte, però. Allora, io cosa ho fatto? Ho ritagliato perché mi piaceva l'idea per le carte centrali. Sono andata a, l'ho già fatto chiaramente perché altrimenti sarebbe stata una cosa troppo lunga. Ho tagliato la mia farfalla che adesso andrò a ricostruire, vediamo un po'.
evitare di così. Guardate, ho ritagliato la mia farfalla in modo da ricostruirla da uno dei fogli del kit, in modo da ricostruirla qui al centro guardate che bella che rimane. Adesso la vado ad incollare, vado ad incollare quattro pezzi, però prima di incollarli voglio passarli col biadesivo. Dopodiché vi faccio vedere cosa ho fatto. Ho messo col foil dorato, guardate che ho fatto, non so se riesco a farvelo vedere, non vedo bene se sì, si vede con la telecamera, guardate che bello l'effetto, eccoci, così vi si vede bene. Tra l'altro, il mio primo video per gli abbonati del mio canale, ho fatto proprio vedere come utilizzare in vari modi il foil dorato, quindi questo foglio qua sottile. Ho fatto proprio vedere come fare per abbellire dei particolari, perché si possono fare delle cose veramente carine. E nel mio video, che però è per la sezione degli abbonati, ho fatto vedere come fare. Allora, vado ad incollare questi particolari. E andiamo ad attaccare l'ultimo quadratino. Ok, così vedete che ho composto in questo modo la farfalla. Guardate che carina anche con i riflessi dorati. Ora, per quanto riguarda la decorazione da fare sugli altri quattro, invece, ho deciso di ritagliare quattro particolari da un foglio del kit. All'interno vedete che anche qui ho messo una punta di dorato con i foil, e adesso li vado semplicemente ad incollare. E vi dicevo appunto che ho lasciato la parte goffrata della carta, perché comunque rimane anche bella da vedere se poi uno incolla sopra delle cose, e quindi se si vede è bella comunque. Allora, subito vado un attimo a passare il distress intorno ai miei particolari, perché non l'ho ancora passato, quindi faccio velocemente questa operazione. Ok, e adesso vado ad incollare. Magari in questo caso uso la colla stick, visto che i particolari non sono tanto grandi, così. Ok, metto un filo di colla, tanto è sufficiente per incollarli. Lo centro in questo modo qua. Non so dove ho messo il mio osso per schiacciare. Chiaramente, va bene, adesso non lo trovo, sarà sotto le miliardi di cose che ho sul tavolo, e vabbè, ormai lo sapete, perdo sempre tutto, no? Cioè non ho proprio speranze, insomma. Va bene, va. Tanto me l'avete già detto che più o meno siete sempre nella mia stessa situazione, quindi non mi preoccupo più. Ok, mettiamoli così. Sono due rose e due bianchi, quindi li vado a mettere speculari in questo modo qua. Andiamo ad attaccare gli altri due. Così, e l'ultimo qua. Ok. E questo è l'effetto. Vi chiudo così lo vedete meglio. Ora, perché vi ho detto che la parte centrale era
la dimensione della parte centrale era relativa. Perché, allora, dipende un po', io ho deciso di utilizzare, così per coerenza, il centrino che ho tagliato un pochino più grande e che andrò ad incollare in questo modo, vedete così. Quindi ho utilizzato il cartoncino di questa dimensione. Allora, l'unico vincolo alla dimensione del cartoncino qual è? Quella che deve, quando una volta che lo appoggiate, comprendere tutti e quattro questi angoli, in modo da, perché io metterò la calamita che mi chiuderà il tutto e quindi devo tenermi basse queste alette. Quindi se voi lo fate più piccolo, non riuscite ad ottenere lo scopo. Per cui deve essere comunque un pochino più grande deve prendere tutti e quattro gli spigoli. Per quello vi dicevo che la dimensione è relativa. Io l'ho fatta 10x10 perché voglio andare ad incollare questo particolare, quindi la mia dimensione è venuta quella. Per cui cosa faccio? Vado a passare col distress la mia decorazione. Così, passo con il distress anche il mio cartoncino. Adesso vediamo se poi smusso in qualche modo gli angoli oppure no, lo decido dopo. Adesso prima lo vado a montare e poi vediamo un attimino. Così, devo montarlo in questo modo qui. Ora voglio che il tutto rimanga chiuso. Quindi, cosa importantissima, dobbiamo andare ad inserire la calamita. Per cui noi centriamo il nostro cartoncino così come vogliamo, ok? Adesso vedete, ho messo la calamita che praticamente si blocca in automatico perché sotto c'è quella che ho già montato, quindi lo centriamo bene la nostra calamitina e il nostro cartoncino. Ora vado a mettere un pezzo di biadesivo. In questo caso non metto la colla perché tanto è ferma, perché c'è la calamita che me la tiene ferma, e vado a mettere qui un pezzo di biadesivo. Così, in questo modo qui. Ora metto un po' di colla stick sul contorno del mio cartoncino. Considerate che questo kit digitale per fare questo lavoro qui l'ho stampato sulla carta da 200 grammi, così è rimasto tutto un pochino più corposo. Vado a togliere la pellicola del biadesivo. Ce la faccio, forse. Ok, ce l'abbiamo fatta. Riposizioniamo, ok, così, e vado ad incollare. Metto ancora un po' di colla perché ho tergiversato. Non ne ho voluta mettere tanta per non far spessore, ma ne ho messa troppo poca e vado così ad incollare il mio particolare. Allora, a me sembra veramente carina. Quindi, questo cosa vuol dire? Che noi abbiamo il nostro cartoncino, questo che ci tiene chiuso il tutto, dopodiché, una volta aperto, abbiamo la possibilità di inserire, se vogliamo, 8 piccole foto e volendo anche una foto qui al centro. Così. Dopodiché credo che qui andrò ancora magari a mettere un nastrino, ma lo faccio dopo. Adesso ho bisogno che sia piatto perché andiamo a fare il retro della nostra pagina. Mi raccomando,
Non mi stancherò mai di dirlo perché se fate il lavoro al contrario, poi la pagina si girerà così, quindi abbiamo sempre le parti aperte sul fianco, destro e sinistro, e adesso andiamo a vedere come ho deciso di decorare la pagina dietro. Allora, in questo caso io ho fatto così, ho ritagliato la busta, l'ho già preparata per fare più in fretta, ho ritagliato la busta che trovate qui nel kit, ve la faccio vedere, la trovate in questo modo, l'ho semplicemente ritagliata e montata, l'ho decorata anche questa, guardate che bella col foil in diversi punti e poi per chiudere ho ritagliato un altro particolare dalle carte e l'ho incollato solo nella parte inferiore, così ho fatto la chiusura. Ora cosa vado a fare? Vado a mettere. Intanto passo un attimino, allora facciamo così, intanto voglio solo passare un po' di distress sul bordo, perché vi ricordo che praticamente questa pagina rimarrà, non ho voluto mettere, non voglio mettere la carta di fondo, voglio che rimanga così. Allora, aspettate, perché ancora di qua voi, poi sbaglio io. Perché qua ho la farfalla che deve essere giusta, ok, non voglio fare una, ok, quindi giro così, perfetto. Adesso cerco di non muoverlo più perché sennò fino alla fine riesco anche a sbagliare. Quindi voglio mettere la mia busta così a creare una tasca e poi ho ritagliato di nuovo un particolare sempre del foglio dove ho creato due, vediamo se riesco a farvelo vedere, se ce l'ho qua. Aspettate, sì. Sì, ho l'altro foglio, ecco, allora vedete, ho fatto, c'è una pagina dove ho creato già delle, diciamo, dei libricini e di qua ho ritagliato il fiore che vi dicevo per chiudere la taschina, ecco, così vi faccio anche vedere dove l'ho ritagliato. E ho creato questa bustina all'interno del quale si potranno andare poi ad inserire le foto. Adesso lo vado a sporcare con il distress, così rimane più giusto come lavorazione. Anche qui ho messo il mio foil per dare un po' di luce e ho utilizzato la mia fustella per smussare gli angoli, che sono decisamente più belli fatti così. Ora, prima di andare ad incollare, voglio fare una cosa, cioè voglio andare. Allora, prendo un foglio. Prendo un foglio da mettere sotto così non sporco il piano. Ho lasciato la colla aperta. Ok, chiudiamola perché altrimenti tempo zero mi si secca tutto. Ora col distress vado solo a sporcare l'interno. Vedete che perché la carta è bianca, volendo si può anche stampare un fronte retro con un'altra decorazione, però in questo caso qui, visto che tanto l'ho pensato, diciamo, da utilizzare per montare le foto, ho preferito lasciarlo bianco. Una cosa che possiamo fare, allora, sì, lo faccio perché comunque mi piace l'idea. Visto che ho messo i centrini sulla carta, prendo questo stencil del centrino e vado a creare qualche particolare, così richiama un po' quello che c'è sul. Così guardate che carino. Ok, facciamone un pezzettino anche qui. Così anche mettendo le foto. Anche mettendo le foto, poi qua lo facciamo un pochino più sbiadito, premiamo di meno, quindi viene una cosa che si vede, non si vede. Ok, vedete? Guardate che è carina. Così anche se poi andiamo a mettere le foto, rimane comunque decorato. Ora andiamo ad incollare. Qui metto del biadesivo, così fa ben presa. Rimane pulito, lo devo solo mettere perché non l'avevo già messo. Cerco sempre di preparare il più possibile prima di fare il video, così per
velocizzare il tutto, però capite che magari ogni tanto qualche particolare può sfuggire, per cui, visto che mi avevate chiesto come utilizzare il kit Peonia, io ho deciso di fare questa pagina perché mi sembrava che si prestasse veramente bene per questo tipo di pagina. Ditemi poi quello che ne pensate nei commenti. Tra l'altro sono molto contenta che il kit vi sia piaciuto, perché io ve l'ho detto quando ve l'ho presentato, ero orgogliosa di questo kit perché a me piace tantissimo e devo dire che sono con molto piacere, ho visto che anche voi avete apprezzato. Allora, controllo solo sì di aver messo l'adesivo dalla parte giusta, ancora faccio che chiudere. Quindi centriamo questa così. Così abbiamo la nostra busta all'interno del quale potete mettere tag. Tra l'altro io adesso non l'ho fatto, però si possono ritagliare dei particolari perché vedete che volendo questa, allora vediamo un attimo, perché per esempio, no? Questo non so, non ho fatto la prova e la sto facendo adesso con voi. Eccoci, guardate un po'. Quindi possiamo mettere sia all'interno. Ce ne sono di diversi, ce ne sono 8 di particolari che si possono piegare, per cui vuol dire avere la possibilità di mettere altre 2 foto. Ma io adesso ne ho preparato solo uno, lo preparerò dopo, così lo inserisco dopo. Invece in questo caso lo voglio lasciare così. Guardate che carino. Adesso però voglio fare, mi si è aperto tutto, aspettate un attimo, ok. Adesso voglio fare ancora una cosa, avevo ritagliato. Da questa pagina qui ve la faccio anche vedere perché così vi do un'idea di. Allora, per non sprecare proprio niente, ho ritagliato anche questi particolari che sono qui, che ho già ritagliato. Ok, adesso li devo solo un attimo passare con il distress perché pensavo di andarli ad incollare su. Ho immaginato di incollarli su questo lato qua. Adesso li passo e poi vediamo come si potrebbero inserire in questo contesto perché mi piacevano. E non li volevo sprecare, visto che ho utilizzato tutta la pagina, mi rimanevano solo questi pezzettini e ho fatto che tagliarli. Ok, vediamo un po', adesso io li passo tutti, ma magari me ne serviranno meno, non lo so, vediamo. Questi qua si possono mettere sul bordo, visto che sono a metà. Mi piaceva l'idea di provare. Allora, vediamo un po'. Tipo, mettiamo qua. Ok. Usiamo la colla Schick Tick, tanto i particolari sono piccolini. E vediamo un po' come. Sono carini. Uno lo metterei qui. Sì, lo metto qua che si intravede. Così. Questo rimane un vedo non vedo. E poi ne mettiamo anche un altro proprio qui al centro che si vede quando togliamo il nostro portafoto. Quindi lo mettiamo così e qua metterei ancora uno qua sotto, direi che basta perché se no sapete che non mi piacciono le cose troppo piene. Ne metto un altro qua e boh. Così, questi qua via. Rimettiamo la nostra pagina dentro e siamo a posto. Allora, stavo pensando quasi quasi lo faccio, vado a con la stessa fustella che ho utilizzato, vado anche qui a creare il motivo. Stavo solo cercando di capire questa qui, ok? Perché ho due fustelle, sono tutte e due molto belle, però visto che ho usato questa per fare il
il portafoto, per coerenza la utilizzo anche da questa parte. Quindi adesso vado a sporcare col distress, visto che, ok, così, ok, così mi piace di più. Ora io ho già preparato, perché è una cosa semplice che ho fatto, cioè non c'è niente di difficile da fare, e quindi ve la faccio vedere come l'ho realizzata. Ho realizzato la tag da inserire nel laterale, perché questa andrà inserita in questo modo, così, perché come vi dicevo abbiamo da un lato la chiusura. Da un lato il blocco con la struttura dell'album, invece dall'altro lato ho voluto inserire delle tag. Allora, questa tag cosa ho fatto? Allora, da un lato l'ho lasciata libera, anche qui ho utilizzato, vedete, il foil per dare luce, ma è bellissimo. È troppo bello, mi piace un sacco. Infatti adesso me lo vedrete mettere un po' dappertutto, perché proprio mi piace. E invece da quest'altra parte cosa ho fatto? Allora, a parte ho utilizzato il mio solito pizzo con l'adesivo che avete già visto nei miei altri lavori, perché mi piace un sacco, è comodissimo. Anche questo lo trovate nella descrizione dei miei prodotti e ve lo consiglio perché è veramente valido. Poi ho ritagliato, questa è un'etichetta che trovate nel kit, ho ritagliato altri due fiori in questo modo, e qua con il cartoncino che ho messo dalla parte, vedete, goffrata, che è molto bella, ho creato il posto per una foto. Chiaramente ho fustellato gli angoli, vi faccio vedere perché io l'ho già fatto, ma ho utilizzato questa fustella che è quella che mi permette appunto di fustellare gli angoli per poter inserire la foto. Quindi l'ho già fatta così. Facciamo più in fretta, ve l'ho fatta vedere, e qua la possiamo inserire nella nostra taschina. Ok? Poi l'ho fatta in modo che, esatto, la tasca rimane comunque molto ampia, cioè, volendo ce ne starebbero anche due, quindi questa si può inserire di più o di meno, come preferite. Tra l'altro mi era venuto in mente, ma non l'ho fatto, magari lo farò poi per le pagine successive. Di inserire poi qui un ciondolino, qualcosa che pende, ma adesso vediamo. Per il momento la lascio libera così, tanto poi ho tempo di pensare come decorare ulteriormente. Anche il video di oggi è terminato. Fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti cosa ne pensate di questa idea di fare delle pagine più elaborate, in modo da creare un album un po' più ricco, perché per me è fondamentale sapere se l'idea vi piace, vi interessa oppure no, per proseguire poi con gli altri video. E, vi ho fatto vedere come usare il mio kit Peonia, e direi che con questi particolari mi sembra che, almeno a me piace, mi sembra di averlo utilizzato al meglio, visto che ho dato risalto a dei particolari appunto che ci sono su delle carte del kit. Se avete dubbi o domande scrivetemi, e come al solito cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Se non siete ancora iscritti al mio canale e avete voglia di farlo, iscrivetevi. E adesso ho anche la possibilità, ho potuto introdurre gli abbonamenti, quindi se avete piacere di darmi un supporto, che vi assicuro fa sempre piacere, qualsiasi tipo di supporto vogliate darmi, ne avete la possibilità con l'abbonamento. Quindi, se volete farlo, mi fate una cortesia e vi ringrazio in anticipo. Detto questo, non vi rubo più tempo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!